I ricercatori dell'Università di Padova iniziano a studiare l'impatto psicologico e sulla salute della quarantena disposta dal governo su tutta la popolazione italiana. Stress post-traumatico, depressione, confusione e rabbia sono possibili effetti negativi a lungo termine, ma le restrizioni impattano anche sulla salute, viste le limitazioni al movimento e i cambiamenti nella dieta alimentare indotti dallo stare a casa. Il progetto Presto Insieme delle unità di alimentazione e nutrizione dell'Istituto Superiore di Sanità, di Biostatistica e Sanità Pubblica dell'Università di Padova e di Psicoterapia e Psicologia di Procild Onlus si sviluppa con il supporto tecnico gratuito di Zeta Research. Noi stiamo beneficiando di politiche di sanità pubblica che ci mettono e che ci tutelano e che abbiamo e stiamo cercando di dimostrare che stanno funzionando. Dall'altra parte chiaramente sono situazioni a cui non siamo abituati, situazioni in cui è utile iniziare a ragionare per capire quali sono gli effetti di breve e di lunga durata. Gli effetti di breve che stiamo monitorando con questa indagine di Presto Insieme sono quelli relativi agli aspetti, se vogliamo, psicologici, l'impatto sull'ansia, sulla depressione. Quelli di lungo periodo sono quelli relativi all'attività fisica, al cambiamento degli stili di vita, ma anche, e questo in particolare con l'Istituto Superiore di Sanità, i cambiamenti degli stili di vita alimentari. E quindi a come la nostra dieta si sta modificando in questi periodi di permanenza domiciliare. L'indagine spera di raccogliere volontariamente sul sito www.prestoinsieme.com 500.000 interviste in tutta Italia a cittadini, perché uno degli elementi importanti è valutare quanto incidano queste misure sulle diverse fasce sociali. Non è pensabile immaginare che noi, che una persona, un gruppo, che è una famiglia, che è in una situazione economicamente agevole, di buona educazione e quant'altro, viva, che magari vive in una casa con giardino, viva questa situazione di nuovo, tra virgolette, quarantena, nello stesso modo in cui la vive una persona che è al sesto piano di un alloggio popolare in 50 metri quadrati con tre figli. Ecco, il gradiente socio-economico con cui noi siamo, le persone stanno rispondendo a questa emergenza, è un dato di fatto ed è poi una determinante, secondo me, futura di quelle che saranno le conseguenze a lungo termine di questo tipo di impostazione di sanità pubblica, che ripeto è giusta e doverosa nel momento attuale, ma dire che è giusta e doverosa adesso non vuol dire che non dobbiamo iniziare già da subito a preoccuparci di cosa succederà dopo. Si tratta di compilare un questionario online anche dal proprio smartphone e questi dati saranno importanti per programmare poi interventi di sanità pubblica una volta finita l'emergenza.